Bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Cronatovist. Oggi ragazzi siamo qui con un video particolare, perché quello che andremo a fare oggi ragazzi è un quiz. Ebbene sì, andrò a fare ragazzi un quiz dove dovrò andare a indovinare i loghi delle macchine. Considerate ragazzi che io sono appassionata di macchine tipo da quando ero una bambina, probabilmente perché ho avuto un fratello maggiore e un padre che erano letteralmente malati di macchine. Quindi sono cresciuta appunto con questo amore rivolto verso le macchine più che verso le moto, vi dico la verità. Quindi ovviamente lo scopo di oggi sarà quello di cercare di indovinare più loghi possibili e spero di riuscirci, e spero soprattutto che non escono tipo macchine tipo strane, perché lì ovviamente potrebbe essere un problema, ma cercherò di fare del mio meglio. Quindi prima ragazzi, prima di cominciare con il quiz, vi invito da subito a lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e mi raccomando ragazzi, qui sotto in descrizione trovate tutti i miei profili social, tra cui Instagram che è il principale, e poi trovate anche il link del mio canale Viola dove sono in live tutti i giorni dalle 18, quindi raga vi aspetto anche solo per un saluto. Ma ora non perdiamoci chiacchiere e passiamo al quiz. Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo il video pronto che dura circa 10 minuti, quindi ci saranno veramente una fracca di macchine da nominare. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Vediamo un po' quante macchine ci sono in totale. 40 macchine ragazzi, ok. Vabbè, qua sbagliare devi essere veramente un po' così. BMW raga, ovviamente. Chi è che non lo conosce il logo della BMW? Su via. Ed era BMW, ma troppo easy. Ma grazie al fringuello. Vabbè, questo, cioè raga, troppo easy. Toyota, anche perché considerate che la Toyota penso che sia una delle, come dire, dei brand delle macchine forse le mie preferite in assoluto. Ci sta tipo la Toyota GT86 raga, che credo che sia, non dico la macchina dei miei sogni, ma una delle mie preferite. Audi palesemente, molto bella anche l'Audi. Nulla da dire, nulla da fare, l'Audi è sempre bella. Ce l'abbiamo, 3 di 40, ok? Allora, ok, non so mai se si pronuncia così, ma Renault. Dovrebbe essere così la pronuncia, ma questa è una Renault. Anche perché ce l'ha avuta mia madre, ce l'ha avuta mio padre, quindi... tutta la mia famiglia ci ha avuto la Renault in passato, quindi... impossibile sbagliarmi su questo brand. 5, Alfa Romeo. I veri alfisti saranno felici del fatto che abbia indovinato il nome del loro brand preferito. Alfa Romeo ragazzi, palesemente. Qua ragazzi non posso sbagliare, perché amante della Nissan, questa è una Nissan e io amo la Nissan alla follia. La Nissan Skyline ragazzi, vabbè qua mi hanno messo una macchina che fa veramente vomitare. Mettetemi la Nissan Skyline però. Cos'è quella macchina? No, la Volkswagen. Vai, vai. Devi darmi delle cose più difficili. Queste sono troppo semplici. Ma per chi mi hai preso? Per Johnny Stecchino. Dai Volkswagen, troppo heads. Servirà l'aiuto del mio uccello. Vai uccello, indovina con me i brand. Vabbè, questa cos'è? A Fiat? Sì, è Fiat. Dice che è Fiat. Vai con la Fiat. Allora sei veramente OP. Muah! Bravo il mio uccello. Oggi ragazzi avremo come ospite appunto lui. Lui il mio uccellino, quindi non insultatelo. Cos'è questa? Peugeot? Confermiamo Peugeot ragazzi. Lui dice che è anche Peugeot, quindi ci fidiamo dell'uccello. E c'ha ragione. Chevrolet, come sbagliarsi? Mamma mia la Chevrolet. Mamma mia. Minchia raga, vi giuro, tutte le volte che tipo andavo, eravamo magari in viaggio con mio padre, tipo in autostrada, che faceva, mio padre faceva sempre i viaggi in macchina, ci beccavamo certe Chevrolet raga in autostrada, tipo tutte rosse fiammanti, ma anche nere tipo pacche. Mamma mia, fuori il test. Citroen, confermiamo Citroen, uccellone? Sì, lui conferma che questa è una Citroen, quindi ci fidiamo. Un'altra delle macchine che ha avuto mia madre 40 anni fa, quindi impossibile sbagliarsi. La Citroen C3 per l'altra aveva, quindi impossibile sbagliarsi. Honda? Dici che è un'Honda? Di ai fans è un'Honda? Sì, è un'Honda. Vai con l'Honda, vai. Vuoi con l'Honda, uccello? Sganciaci l'Honda. Siamo a 12 di 40, raga. Per il momento sono, devo dire, comunque molto semplici. Cioè, nel senso, mi aspetto qualche logo particolare che potrei sbagliare. Ford. Come sbagliarsi con la Ford? La Ford Mustang è un'altra di quelle mie macchine preferite, penso nella mia top 3. Quanto è bella la Ford Mustang. Certo, qua mi mettono... Però perché mettono le macchine da vomito lì? Perché? 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 Questa è la Volvo. Sono troppo easy. Ve ne indovino tutte. No, tutte no. Secondo me sbaglierò. Jaguar. Bellissima anche la Jaguar. Molto molto bella. Dici che Jaguar? Jaguar? Sì, è Jaguar. Jaguar, bravo. 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 Così, così ci piace. 13 di 40. Tesla. Vabbè, un po' difficile sbagliarsi. Dacci la Tesla. Sgancia. Sgancia la Tesla. Mamma mia. Si va con la Tesla. Non mi piace molto. Devo dire, vedere la Tesla è un tipo di macchina che non mi piace molto. Nel senso, sì, ci sta. Vabbè, Ferrari. Se sbaglio questa, cioè, buttatemi fuori dal mondo. Su via. Che come fai a sbagliare un logo del genere? La famosissima Ferrari. Ma di cosa stiamo parlando? Dicevo, tipo, qua Milano, raga, è pieno di Tesla. Pienissimo. Questa è la Cadillac, se non sbaglio. Qua è un po' tricky, perché è un logo che non vedo spessissimo, ok, la Cadillac, quindi ho ancora una buona memoria delle macchine, devo dire che sono molto appassionata, sì, nulla da dire. 19 di 40, Mitsubishi, molto bella, mamma mia, c'era, non mi ricordo quale fosse di preciso il modello, ma c'era tipo una Mitsubishi bellissima, nel film proprio di Fast and Furious, non mi ricordo quale, forse tipo la Mitsubishi Eclipse, non voglio dire una cazzata, però sì. Vabbè, Porsche, andiamo di Porsche, uccellino, Porsche sia, e Porsche sia, bella, oh, finalmente mi mettono una macchina bella qua sullo sfondo, che mi mettevano solo macchine che, Dio mio, sembravano per portare le bare, Santa Madonna. Subaru. Mi stavo perdendo.
perdendo nel parlare. Subaru, bellissima. Bellissima anche la Subaru. Allora, questa non è la Aston Martin, ma è la... come si chiama? La Chrysler. No, raga, mi sono confusa. E no, ho sbagliato una, non mi veniva il termine. Perché l'Aston Martin c'ha pure il logo molto similare, ma non era. Infatti ho detto non è Aston Martin, questa è Lamborghini. Era la Chrysler, color Stark. Ma ho fatto un errore. Ho fatto un errore. Gravissimo, gravissimo, gravissimo. No, no, andrò all'inferno per questo. Vabbè, Hyundai, un'altra delle macchine che ha seguito mio padre sempre 60 anni fa. E vai, dacci la Hyundai. Via, ma ancora le fabbrico le Hyundai, non le vedo da 30 anni, letteralmente. Non le vedo mai. Sarà che sono a Milano e vedo solo Tesla. E questa è la Smart. Dovrebbe essere la Smart, ma non, no, non è dovrebbe. È la Smart, palesemente. Vero, uccellino? Dici che è la Smart? È la Smart. Guarda come è felice quel tipo lì dentro, che sembra pure photoshoppato. Però non è photoshoppato. Vabbè, comunque, un errore abbiamo fatto. Questa invece è l'Aston Martin. Sbagli l'Aston Martin, devi avere un problema. Sto rosicando per la Chrysler di prima. Sto veramente rosicando, raga. Questa dovrebbe essere la... non lo so. È la Dodge, ma cosa faccio? È la Dodge, ma lo sapevo anche, raga. La Dodge, io... Ferma il quiz, fermi. Cioè, la Dodge, come faccio? Cioè, la sapevo, raga, mi sono bloccata. La conosco benissimo. Cioè, io amavo la Dodge Viper, che era una delle mie macchine preferite quando ero piccola. Era una delle mie preferite. Come, cioè, ce l'avevo sulla punta della lingua e tu non riuscivi a farlo uscire. Per me è come se avessi indovinato, perché la conoscevo ma non ho parlato, scusatemi. Era la Dodge, lo sapevo che era la Dodge Viper. Mi scusate, non la Viper ma la Dodge. Questa è un Opel, vabbè, si può considerare come secondo errore perché non ho parlato in tempo, però la conoscevo veramente. Opel l'ha azzeccato. Guarda, per me attualmente è come se avessi fatto solo un errore, perché quello lì veramente lo sapevo ma non ho fatto proprio in... mi perdo con il parlare e mi confondo. Questa Maserati, cioè bellissima anche... mamma mia, le Maserati sono bellissime. Oltre al fatto, già solo il logo fa veramente paura. Mamma mia, fa veramente paura. Vero, uccellino? Confermi anche tu. No, non devi fare queste cose al microfono però, santa madonna. E questa, mo che cazzo è? La macchina della renna? No, non la conosco, raga, questa non la conosco. Sansanyong! Andiamo. La Sansanyong, ma chi la conosce? Ma chi l'ha mai vista? La Sansanyong. Ma stai scherzando? Usang Yong, il sangue giovane, detta tipo la napoletana. Ma che non la conoscevo? No, ma che è sta roba? Vabbè, due errori, ma questa non la conosco proprio. Cioè, questa veramente non la conosco. A differenza della Chrysler che la conoscevo, ma ho sbagliato perché vabbè, sono un po' così. Questa è la Seat. La Seat, dacci la Seat. Bravo. Non devi fare ste cose al microfono, basta. Cioè, sei un 32 di 40. Ah, non lo so, non mi ricordo. Era la Bentley. Mi confondono tutti sti loghi. Questa è la Skoda. Dai, la Bentley, che pure è bella. Mi ha confuso, raga. Ansia da prestazione. Altro errore, purtroppo. Beh, la Skoda l'ho indovinata perché è troppo easy. Dai. Sì, certo. Cos'è? Che cos'è? Le unghie di mia madre? Cos'è? La Buick. Sì, un Buick. Cos'è? Mai vista. Questa mi pare tipo la Daewoo, la Daewoo. Comunque Daewoo, tipo una roba del genere. Lo so perché avevo visto tipo uno spot. Infatti, vedi. Mamma mia, che memoria. Che... anche questa comunque, ma mai vista io comunque, vi dico la verità, mai vista, solo in uno spot l'ho vista. Questa, non lo so raga, ce l'ho in mente forse ma non mi viene in mente. La Lotus. Quindi dovrei aver fatto 3 errori? 4 errori forse. Al quinto sono fuori dal quiz. Suzuki. Dacci la Suzuki. 37 di 40 fatte. E quella 38 per favore. 38 grazie. Le. No, non è la Lotus, la... La Lexus, porco Diaz, non mi veniva! Vi capite mai, ragazzi, che tipo non vi viene? Cioè, nel senso, avete una parola in mente... vabbè, questa è la Mazda, bellissima. Avete una cosa sulla lingua che non... sono un po' male. Fermina, sono un po' male. Dai, infatti ho detto le, perché ricordavo che era le, ma non riuscivo a continuare la parola. Lexus era, santa madonna. Land Rover questo, se non sbaglio. Oh, ce l'abbiamo fatta però, dai. Dai, sono stata bravissima, raga. Allora, sono stata molto brava. Dai, raga, sono stata molto, molto brava. L'ho indovinata, non dico, quasi tutte comunque. Dovrei aver fatto, se non sbaglio, 3 errori. Perché non mi veniva il termine. La Chrysler, la Lexus. E poi c'era, bella, quella là, la Sang-Yong. Mai vista in vita mia la Sang-Yong. E poi pure questa qua che mi sono dimenticata, la Bentley. Quindi dovrei aver fatto in teoria 3 o 4 errori. Non vorrei dire una... dimmi nei commenti quanti errori effettivamente ho fatto, perché ho già perso il conto. Sinceramente, eccoci qua ragazzi. Dai, comunque dobbiamo essere sinceri, sono stata molto molto brava. Su 40 comunque brand di macchine dovrei averne azzeccate tipo almeno 35 se non 36, perché sicuramente 3 o 4 errori penso di averli fatti, tra la Chrysler per l'appunto, poi mi ero confusa con la Lexus, non mi ricordo quale altra, poi vabbè la Sang-Yong, ma chi la conosce la Sang-Yong? Cioè la Sang-Yong, il sangue giovane, detta la popola napoletana. Vabbè, molto bello questo quiz. Se volete ragazzi che io faccia altri quiz sempre così tramite un video, datemi dei consigli qui sotto nei commenti dicendomi tipo cosa potrei potenzialmente andare a fare come quiz. Quindi consigliatemi voi stessi cosa potrei fare. Spero ovviamente ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se così dovesse essere, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Come sempre ragazzi, noi ci ribecchiamo ovviamente in un prossimo video. Di conseguenza dalla vostra Croatomist è tutto, e anche dal vostro uccello, dal mio uccello è tutto.
bella a tutti, ragazzi.